Domani due comunità marsicane si uniscono per Amarena, l'orsa uccisa da una fucilata il 1° settembre scorso. Stamani Filomena Ricci del WWF ha annunciato la manifestazione in piazza Piscina, non solo per ricordare Amarena, ma per difendere tutta la fauna. Situazione più tesa a San Benedetto dei Marsi per la manifestazione del pomeriggio, visto che in paese abita l'allevatore che ha sparato ad Amarena, che continua a ricevere minacce. Tanto che ha presentato denuncia. I pullman arriveranno a San Benedetto, come la sicurezza sarà garantita dalle forze dell'ordine, ma l'appello dei due sindaci, quello di Pescina e quello di San Benedetto, è di una giornata all'insegna della tranquillità. Filomena Ricci, WWF, ci parla dell'iniziativa a Pescina. Domani mattina alle 10 saremo a Pescina e saremo tante associazioni, animaliste, ambientaliste, le istituzioni, le aree protette, i partiti, tutti per ricordare questa orsa che era un simbolo per la nostra regione e il fatto di averla persa è veramente un atto gravissimo per la popolazione, per la conservazione, ma anche per l'immagine di tutta la nostra regione. Da qui però vogliamo ripartire chiedendo sui tavoli istituzionali alcune considerazioni. Intanto che vengano inasprite le pene per i crimini di natura, che siano certe e siano più dure, e poi che si parli in modo diverso della fauna selvatica, perché sicuramente c'è un clima di odio intorno a questi animali che dobbiamo in qualche modo rompere e cambiare. Chiediamo anche che si continui con le misure di prevenzione, di buone pratiche, perché siamo convinti che possa essere intrapreso un vero percorso di convivenza nei nostri territori. D'altronde la morte, anzi l'uccisione da Marena, ha fatto il giro del mondo. Sì, esatto, Amarena era stata forse troppo presa come simbolo della nostra regione. Ricordiamo che veniva puntualmente circondata da curiosi, da chi la voleva osservare, da chi voleva per forza scattare una foto. Era diventata però, suo malgrado, un simbolo della nostra terra. Ovviamente questo è un grave atto, un atto molto grave che sta facendo sì il giro del mondo.